Buongiorno a tutti, finalmente una diretta per dirvi qualcosa di bello. Oggi è una giornata importante per questa città, abbiamo appena finito una conferenza stampa al quale hanno presenziato assieme al sottoscritto il presidente della Fondazione Corrado Faglioni e il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dottor Porro. È stata una conferenza nella quale abbiamo presentato una novità importantissima per la nostra città. La Università di Modena e Reggio Emilia aprirà un corso di ingegneria, un corso di laurea di ingegneria con particolare vocazione su manifatturiero ed industriale e l'aprirà qua a Carpi ufficialmente. Saremo una delle pochissime città non capoluogo di provincia ad ospitare un corso di laurea, quindi con una presenza fisica di una facoltà sul territorio. L'ubicazione di questo questa straordinaria occasione è quella dell'ex consorzio agrario, forse molti di voi l'hanno visto prendendo il treno alla mattina dal binario 1 guardando verso la campagna, quella che chiamiamo Parco Lama. Verrà costruita lì la parte università e verrà recuperato di fianco l'ex consorzio agrario che sarà sede invece di un tecnopolo. L'inizio tramite quello che è un corso di laurea su ingegneria è l'inizio di un percorso che potrà poi prevedere alcuni nuovi innesti come lauree professionalizzanti e altri corsi. Si tratta di qualcosa che verrà concretizzato entro il settembre del 2022. Quell'anno accademico vedrà la presenza fisica dell'università in questo territorio. È un'occasione straordinaria per tanti punti di vista. Provo a riassumerveli. Il primo, ovviamente, è quello che si costruirà da oggi, è la costruzione del cosiddetto manifesto degli studi. Quindi vi sarà una fase di interlocuzione con le attività produttive ed economiche della nostra comunità al fine di andare a disegnare quello che è un corso di laurea che sia capace di dare risposte puntuali a tante esigenze che ci sono da parte del settore produttivo del nostro territorio, appunto. Secondo, ci misureremo con la dimensione universitaria. Era una cosa che mancava a Carpi, l'idea di avere in giro per la città studenti universitari, persone che frequentano anche dal punto di vista dell'indotto il centro della nostra città, ma anche persone che incontreremo quotidianamente misurandoci finalmente anche con realtà, situazioni diverse. Sarà una grandissima occasione di sviluppo anche per il nostro territorio. Infine, l'idea di una Carpi che diventa più grande. Una Carpi che diventa più grande fisicamente perché la città si espande in maniera assolutamente rispettosa del proprio territorio, perché agganciato alla sede nuova universitaria vi sarà quella che sarà la costruzione del cosiddetto Parco Lama, quindi la visione di un'università inserita all'interno di un contesto verde, rispettoso dell'ambiente, ma anche di uno spazio che ha una propria identità all'interno della città, non semplicemente un luogo sottratto alla cementificazione, ma un luogo protagonista per la nostra città. A pochi passi dal centro storico, perché stiamo parlando di un cuneo che entra dentro la nostra città da questo punto di vista e arriva a pochissimi passi dal centro storico. Infine, si tratta di una Carpi più grande perché è una Carpi che finalmente discute anche col mondo accademico universitario. È una cosa che per anni si è sempre soltanto immaginata e oggi si realizza grazie a un dialogo positivo, costruttivo, ambizioso che è stato costruito dal Comune di Carpi, dalla Fondazione Cassa Risparmio e da Unimore. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e lo stiamo dicendo oggi in un momento così particolare per la vita della nostra comunità e delle comunità tutte, che è quello del Covid. Oggi è come se avessimo toccato per un secondo qualcosa che ci permette di fare un salto in alto, buttare la testa fuori dall'acqua, quella che ci immerge in questi giorni della pandemia, della crisi economica e guardare un pezzo importante di futuro. Quella voce ricerca e sviluppo che compare all'interno di tanti bilanci del nostro territorio e che spesso e volentieri purtroppo le realtà di dimensioni più piccole non riescono ad ottemperare, sto parlando in termini aziendali, industriali, eccetera, bene, avrà una casa e quella casa sarà a pochi passi da questa piazza. È una giornata storica per questa città.
dobbiamo comprenderla, dobbiamo essere pronti ad abbracciare l'università e tutto quello che si porta, gli studenti e ovviamente un'idea di una Carpi più grande e veramente ambiziosa.